tartra di uovo. Ci siamo? L'ho votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 335, contrari nessuno, la Camera approva. E allora sono così esaurite le comunicazioni del Governo in vista della 21ª conferenza delle parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Adesso ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Cinzia Fontana. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Secondo le intese convenute ieri nel corso della riunione della conferenza dei capigruppo, propongo a nome dell'articolo 27,2 del regolamento di inserire all'ordine del giorno della seduta odierna l'esame del disegno di legge atto Camera 3449 di ratifica dell'accordo sul trasferimento dei contributi al Fondo di risoluzione unico europeo già approvato dal Senato. L'intesa appunto tra i gruppi che è stata decisa ieri ha permesso appunto di raggiungere un accordo che interrompe le votazioni sul DDL di riforma costituzionale, tranne gli interventi sul complesso degli emendamenti in questa settimana, per poter inserire appunto l'approvazione di questo DDL di ratifica. Un accordo di cui è urgente l'approvazione perché appunto dovrebbe essere approvato entro questo mese perché il bail-in possa andare in vigore il 1° gennaio 2016. Grazie Presidente. Sì, la ringrazio deputata Fontana. Ho visto che la sottosegretaria Sesamice chiede di intervenire. Prego. Grazie Presidente. Io vorrei a nome del Governo ringraziare i gruppi e i presidenti dei gruppi che già nella riunione di ieri della conferenza dei capigruppo, nonostante la ristrettezza così come era avvenuto nell'altra Camera, quella del Senato, di avere la possibilità di esaminare e approvare la ratifica, che vorrei ricordare a quest'Aula è una ratifica molto importante, soprattutto perché la sua mancata approvazione comporterebbe una grave responsabilità da parte dello Stato italiano per mancato adempimento di obblighi internazionali. Si tratta di un trattato che, come già diceva la deputata Fontana, dà la possibilità della costituzione di un fondo la cui operatività, in assenza dell'approvazione da parte dell'Italia, avendo quasi tutti i paesi europei, sono oltre 12 ad averla approvata, comporterebbe proprio questo mancato adempimento internazionale. Per questo il Governo vi ringrazia i gruppi che hanno testimoniato la possibilità concreta di esaminare e ratificare la delibera, l'accordo. La ringrazio. Allora su questa proposta darò la parola ai sensi dell'articolo 41. Comma 1 del regolamento, un deputato contro e uno a favore per non più di 5 minuti. Allora, vedo che il deputato Crippa ha alzato la mano, quindi chiede di parlare contro. Prego. Non è una roba da ridere. Però. Il problema non è quello. Deputato Crippa, prego. Grazie. Presidente, noi abbiamo già espresso ieri le nostre perplessità